Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi andiamo a vedere un esercizietto super semplice che, anche se fatto per 5 minuti e basta, per 5 minuti prima di suonare, 5 minuti prima di studiare la batteria, 5 minuti diciamo, ci serve per migliorare oltre che la tecnica anche la potenza, il controllo, la velocità proprio sulla batteria, il fatto di potersi spostare molto più veloci sul set quando andiamo a suonare anche una qualsiasi altra cosa, un filo, un groove, qualcosa. Questo non è un esercizio in realtà che inventato io, ma Roberto, un mio allievo, un giorno è arrivato e mi ha detto: ma ho inventato questo esercizio, lo faccio 5 minuti prima di cominciare a suonare e vedo che miglioro un sacco, quindi secondo te funziona o no? In realtà gli ho detto sì, secondo me funziona di brutto, e oltre a quell'esercizio lì gliel'ho modificato in 4 modi diversi che oggi vi faccio vedere ed è super 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 funzionale. Quindi ovviamente vi faccio vedere l'esercizio, c'è il PDF scaricabile in descrizione. Se vi va, ovviamente, iscrivetevi al canale. Raga, non lo dico più tanto, ma è una cosa veramente, veramente super importante per me. Iscrivetevi qui sotto, ci mettete un secondo e siamo tutti contenti. Vabbè, mando la sigla e poi partiamo. Praticamente gli esercizi che vi faccio vedere oggi, come vi ho detto, si parte da un esercizio e poi andiamo a vederlo in più modi diversi, si basano sui paradiddle, quindi diciamo sul rudimento base, a parte i singoli e i doppi, il rudimento che viene studiato dopo è il paradiddle. Il paradiddle è, per chi non lo sapesse, un insieme di colpi doppi e colpi singoli: mano forte, mano debole, mano forte, mano forte, mano debole, mano forte, mano debole, mano debole. Questo qua esiste singolo, doppio e triplo. Cosa cambia tra singolo, doppio e triplo? Cambiano le coppie di doppi. Paradiddle singolo, una coppia, quindi due note, di doppi, una coppia di singoli. Destra-sinistra, destra-destra e poi invertito, sinistra-destra, sinistra-sinistra. Doppio paradiddle, due coppie di doppi. Destra-sinistra, destra-sinistra e una coppia di doppi. Destra-destra. Sinistra-destra, sinistra-destra, sinistra-sinistra. Triplo paradiddle, tre coppie di doppi. Destra-sinistra, 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 destra-destra. E poi invertito. Quindi, in pratica, il mio allievo che cosa ha fatto? Praticamente ha diviso paradiddle singolo, doppio e triplo in questo modo. Primo paradiddle, singolo, tra rullante e tom. Fatto in che modo? Due colpi per ogni tamburo. Quindi il paradiddle singolo ne ha 4 di colpi. Destra-sinistra, destra-destra. Poi lo rifà al contrario, perché il paradiddle si inverte, come sappiamo, e lo fa anche al contrario sui tom, quindi anziché fare rullante tom, farà tom rullante, in questo modo. Primo paradiddle, secondo paradiddle. Quindi se vado a fare tutto il paradiddle completo, quindi sia normale sia invertito, è importante che non ci siano accenti, siano tutti uguali, sia i colpi singoli sia i colpi doppi. Da fare lento è super semplice, da fare in velocità più o meno. Secondo paradiddle, cioè paradiddle doppio, destra-sinistra, destra-sinistra sul tom 1 e il doppio colpo sul tom 2. E poi invertito partendo dal tom 2 per tornare sul rullante. Fatto tutto, triplo paradiddle, le tre coppie di singoli andranno sul rullante tom 1, tom 2, il doppio colpo andrà sul timpano. Tornando indietro poi sarà invece coppia di doppi, coppia di doppi, coppia di doppi, no, coppia di singoli, coppia di singoli, coppia di singoli, coppia di doppi. Poi torno indietro. Questi qua praticamente sono gli esercizi. Quindi adesso la cosa da fare è andare a suonare 4 volte il paradiddle singolo completo, quindi tutti gli 8 colpi dei paradiddle, sia il paradiddle normale sia il paradiddle invertito, e 4 volte il doppio e 4 volte il triplo. Quindi vi faccio vedere, ve lo faccio già a una velocità un pochettino più alta rispetto a quelli che vi ho fatto adesso.
non ve l'ho detto, ma andiamo avanti, quindi singolo, doppio, triplo e poi torniamo indietro, doppio, singolo. Questa è una velocità già buona, ma si potrebbe tirare su ancora di più la velocità. La cosa difficile, ragazzi, è riuscire a far sì che i doppi colpi siano potenti tanto quanto i singoli. Bisogna che non si senta la differenza, dobbiamo cercare di fare tutti i colpi uguali, quindi il doppio colpo è più difficile da far potente. Ma potete tirare su la velocità. E poi ovviamente tornando indietro. Stessa cosa per chi è già un pochettino più avanzato, la possiamo fare con la seconda modalità di questo esercizio. Cioè stessa cosa, ma stavolta magari gli mettiamo un piccolo ostinato di piedi, anche solo che ci faccia sentire 1, 2, 3, 4. Andiamo a fare paradiddle singolo in ottavi, paradiddle doppio in terzine, paradiddle triplo in sedicesimi. E questo non è male, state attenti soprattutto ai flam tra mani e piedi. Adesso la stessa cosa per l'esercizio 3 e l'esercizio 4, la possiamo fare andando a ribaltare completamente quello che stavamo facendo. Quindi non partiremo più con la nostra mano forte, che nel mio caso è la destra, ma partiremo con la mano debole e partiremo sul timpano. Quindi qualcuno di voi mi dirà: sì, ma tanto io andavo avanti e poi tornavo indietro, quindi lo facevo sia partendo con la mano destra sia partendo con la mano sinistra. Vero, ma non è la stessa cosa, quindi fatelo anche su timpano partendo con la mano sinistra e facendo lo stesso esercizio ma al contrario. In pratica ve lo faccio vedere, faccio solo andata, poi voi sapete che nel PDF avete sia andata sia ritorno. Come vedete, vado pochissimo sul rullante, quindi questo mi aiuta ancora di più perché, a parte cominciare di sinistra, sto anche di più sui tom, quindi ho meno rimbalzo e per i polsi ovviamente funziona di brutto. Step numero 4, come prima, con ottavi, terzine e sedicesimi. E anche qui tornate anche indietro. Quindi da sedicesimi, terzine, ottavi, non mi ricordavo più che cosa ci fosse dopo. E poi tornate su, andate giù, lo fate quanto volete. Il consiglio che vi do io, ragazzi, è quello di farlo 5 minuti. Non state a fare ore e ore e ore questo esercizio, anche perché comunque dopo un po', soprattutto se andate un po' su di velocità con la vostra mano debole, incomincerete a sentire un po' di dolore. Quindi fatelo 5 minuti come riscaldamento. Vi scaldate, vi migliora e poi dopo 5 minuti, 6, 7 minuti, cominciate a suonare, a studiare, a fare quello che dovete. Quindi questo esercizio qua vi serve a tutto in pratica. Coordinazione anche coi piedi, se gli mettete un ostinato sotto, poi potete mettere l'ostinato che volete, potete anche fare... E
andare a fare esercizio, cioè potete veramente fare quello che volete. Quindi gestitevelo voi l'esercizio, fatelo come volete, fatelo come l'ho fatto io, oppure fatelo in modo diverso. Spero vi sia piaciuto questo video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete un vostro workout di riscaldamento. Secondo me è molto importante averlo per scaldarsi. Non partite subito a razzo quando fate queste cose, partite con calma, mi raccomando, questo è molto 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 importante, e poi pian pianino cercate di tirare sulla velocità. Ovviamente se il video vi è piaciuto vi chiedo un like qui sotto, come vi ho detto, se vi va iscrivetevi anche al canale se ancora non siete iscritti, e basta. Io con questo vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!